Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Non più le cerimonie in piazza con gente, bambini e con Down, ma non per questo L'Aquila, candidata a capitale della cultura 2022, ha voluto rinunciare alla sua luce d'artisti. Accensione sul web, con una cerimonia sobria e rigorosamente senza pubblico, scandita dalla bellissima voce della cantante aquilana Simona Molinari, che sfida il freddo del centro e spezza il buio con la sua energia. Tutto intorno la città si illumina. Nella scalinata del Parco del Castello ci sono soltanto lei, il musicista e il sindaco Pierluigi Biondi. Questa sera accendiamo la luce per ribadire che L'Aquila è una città che non si arrende, che non si ferma. È la stessa luce del fuoco della perdonanza celestiniana che nel 2009 attraversò tutti i territori colpiti dal sisma in un anelito di speranza e di fiducia. È una luce che accendiamo per tutte le vittime del Covid, è una luce che accendiamo per gli anziani, per le persone sole, per i fragili, è una luce che accendiamo per i ragazzi, per i bambini, per tutti coloro che non possono vivere la socialità della scuola, è una luce che accendiamo per le loro famiglie, per gli insegnanti, per i medici, per gli operatori sanitari, per tutti coloro che sono impegnati nella difesa dei valori della nostra comunità, dei valori fondanti della nostra comunità. Luce d'Artisti è una rassegna illuminografica organizzata dal Comune in collaborazione con Citelum Italia. Fino al 18 gennaio, giorno in cui il MIBAC annuncerà la città vincitrice, il capoluogo sarà raccontato lungo un percorso che, includendo alcuni tra i siti più significativi dell'identità cittadina, ne esprimerà la ricchezza, la suggestione della storia e delle tradizioni, lo sguardo fiducioso sul futuro. I luoghi illuminati sono la Chiesa delle Anime Sante, il Parco del Castello e Forte Spagnolo, la Torre Civica di Piazza Palazzo, Corso Federico II e Corso Vittorio, via Garibaldi, di via Chiarino e via Verdi, piazzale di Collemaggio con la sua basilica, il Palazzo del Convitto, la piazza della Chiesa d'Arischia e la Chiesa di Onna. Le immagini e le menzioni dell'Aquila seguono una logica. A Collemaggio è riprodotto il logo che rappresenta la candidatura della città, mentre i tre rosoni vengono evidenziati in ossequio alle parole di Gadda, che li aveva descritti come tre rosi ad occhi. La descrizione di Gadda dell'Aquila arriva anche sul pavimento di Piazza Duomo. Ci sono tra gli altri anche citazioni di Nietzsche e la Domia Bonanni.